Buongiorno Milan, com'era la, la ribaltiamo remontata? La ribaltiamo? E è, è, è nulla, ma è con le A o senza? Come lo preferisci? Oddio, oddio una squadra il Milan ridicola che nel secondo tempo faceva possesso palla, non hanno fatto un tiro in porta. Te mi devi dire come può una squadra del genere partecipare ad una finale di Champions League. <ride> Facevano possesso palla nel secondo tempo. Sembrava che i 2-0 l'avessero lo fatto loro all'andata. Tic tac, tic -tac. che squadraccia di Mono, eh, comunque eh, poi dopo hanno cominciato a picchiare c'è quel crunice non lo so è immune dalle espulsioni, giocatore scandaloso, scorretto e poi c'era la Barbie in campo e lo quello a pelli Rosa <ride> c'era la Barbie in campo e poi c'era anche ciao, ciao Champions <ride> Ma è una squadretta in Milan. Ma io, te la. Ma quando prima di Milan-Napoli, quando io vi dicevo datemi il Milan, Giuseppe, ma io preferivo Tutti preferivate il Napoli il 90%? Il Napoli non è mia, in Milan, eh, cioè, Napoli ci avrebbe fatto girare molto di più le scatole. Mentre con questi, qui abbiamo fatto una passeggiatina de faticante. è stata una passeggiatina di salute. Andate e ritorno. Questi, negli ultimi quattro termini, non ne hanno vinto uno, dove volevano andare. Questi dove vogliono andare, vorrei capire io. A malapena si qualificheranno per la Champions. <ride> È una squadra disorganizzata che non ha variabili offensive, punta solo sui singoli. Quel povero ragazzo, Leao lì, sembrava stessero parlando di Cristiano Ronaldo dei Tempi d'Oro. È un bel giocatore, nulla di più. Anche se D'Armian Scivola se lo lascia scappare, c'è fallo su Barella prima non fischiato perché i francesi non fischiavano nulla ieri e, e fatturazione insomma però poi basta il nulla il nulla il vuoto secondo tempo fanno possesso palla questi ma dove vogliono andare comunque che poi tra l'altro il grandissimo lavoro di Geco, eh, ieri sera eccolo qua. ti saluta Geco, tieni ti saluta Geco. Il grande lavoro di Geo ha fatto sì che loro non potessero ripartire da dietro perché Geo gli fermava tutte le linee di passaggio per la costruzione da dietro. Dall'altro poi, ma, D'Artagnan, Magnan, come si ama i portieri? Fa un mezzo miracolo sempre sul Bosnia, oh, altrimenti comunque ragazzi si, si sapeva dai Mila era scarso. <ride> Quattro derby su qua, questi se rigiano. Se si rigiova domenica ne prendono altre due, forse non ci siamo capiti. Giuseppe, perché vuoi il Milan? Ma ti ricordi se è successo? Per quanto volevo il Milan? Perché ero convinto di umiliarli. Questi sono stati umiliati in Champions League, dall'Inter, dove vogliono andare. Hanno due o tre giocatori buoni, il resto non, non, non esiste nulla, è una squadra che gioca sempre alla stessa maniera. Non riuscivano ad arrivare me all'attaccante, ma dove vuoi andare? <ride> Remontata, regniamoci, ma va a caricare. E ora, ragazzi, <coughs> l'Inter vola in finale. Allora, in conclusione di video, <ride> con Le AO o senza, fammi sapere. In conclusione di video, ti dico a Madrid. Che io ho avuto la fortuna di esserci quando andare a Madrid, ero tranquillo. Un ero solo di vincere la Champions. insomma la super squadra, questa non è una super squadra. Parliamoci, chiaro questi ragazzi hanno fatto un mezzo miracolo arrivare in finale. Champions League, sì, è vero. Sono capitate squadrette tipo il Milan in semifinale, <ride> è vero. Anche questo ci mancherebbe, però. Comunque, l'Inter ha fatto un miracolo and a ad andare in finale 2010 ragazzi avevamo uno, uno squadrone incredibile, Tommy, Nito, Snyder Maicon, Tiago Molta, Zane ma di cosa ragioniamo? Non ci sono quelle personalità lì, non ci sono quei fuori l'asseria oggi all'Inter ma c'è Stelziti e Ramadite te la faccio breve e poi li sentiamo più tardi Remuntata. un anno fa tutti non portano a due partite e volevano farla remutare e e Real Madrid e Manchester City, io ti dico che per assurdo, per provare, per provare, perché nel calcio sa Mai, che sulla carta partiamo, non sfavoriti di più, per provare a giocarmela, per provare a giocarmela, io rimango umile, dopo ieri sera sono a posto. Preferisco il Manchester City anche perché nella partita all'andata Holland non ha toccato palla c'è un difensore nel Real Madrid che è molto sottovalutato che è Militao che ne parlavo anche io Michele che a mio avviso è molto molto forte e Holland all'andata non ha toccato palla mentre il Real Madrid purtroppo ha quel gioco simile a Bayern Monaco che ragazzi parliamoci chiaro eh, Bayern Monaco ci ha masciullato all'andata e al ritorno ogni partita storia a sé non si sa mai la palla è tonda io sono d'accordo, stai calmo sono d'accordo su questo, ma per come è composta l'Inter, per i difensori che l'Inter preferirei incontrare il City che il Madrid perché il Madrid c'ha quel Rodrigo e quel Vinicius che vanno sugli esterni, che vanno a 2000 velocità e tecnica. Che con i difensori che abbiamo noi ci metterebbero in difficoltà. Quindi, prima che mi facciate la domanda, io preferisco il Manchester City di Holland. Non me ne frega una sega perché Holland, secondo me assurdo i difensori dell'Inter lo potrebbero fermare mentre di là parte Benzema davanti e viene giù gioia con la squadra è forte tecnicamente ti fa gol impossibili ma sono i due esterni che a noi potrebbero metterci in difficoltà. quindi io stasera tifo Manchester City ci becchiamo più tardi la remuttara con le AO o senza fammi sapere